Siamo in via dei Gracchi numero 8 a Milano. Fa un caldo torrido e la strada è deserta. Le poche persone che incontriamo sono riparate all'ombra di un parchetto trascurato in mezzo a case benestanti. C'è anche un portone che ha una pattuglia dell'esercito di guardia. Ci abiterà qualcuno di importante. È qui che si trovava la clinica Matris di Severino Antinori. L'ultimo bilancio disponibile della Matris risale al 2012. Sono indicati 830.000 euro di ricavi. Quell'anno, oltre 220 pazienti entrano per provare a concepire. Oggi, al numero 8 di Via dei Gracchi, ha sede una clinica di chirurgia plastica e di fianco all'ingresso c'è una sala del Regno dei Testimoni di Geova, che era già aperta quando Antinori ancora operava qui. Dietro l'angolo, invece, c'è un parcheggio dove Severino Antinori parcheggiava la sua Hammer e la sua Maserati. Il 5 aprile del 2016, 8 anni fa, una ragazza chiama dal primo piano di questa palazzina il numero unico del soccorso. Io sono Francesca Sironi. Io sono Alberto Gottardo. Siamo due documentaristi. Con questo podcast vogliamo raccontare la storia di Severino Antinori, l'uomo delle maternità impossibili. Negli anni 90 Antinori costruisce un impero promettendo un figlio a migliaia di coppie. La sua parabola solleva domande profonde sul potere, l'etica e la medicina nella società dello spettacolo. Questo è l'Impero dei Figli Impossibili, un podcast prodotto da Cora Media per Elsinore Film. Sì, urgente, urgentemente, por favor, urgente. Dígame. ¿Dónde está la clínica? La clínica Matris, en Vía Iraqui, número 8. 8. Porque aquí me están maltratando y me han cogido de óvulos. Y no sé lo que están haciendo con eso. Por favor, me están obligando unas cosas aquí dentro. Stiamo ascoltando gli audio originali del 112. Una ragazza parla spagnolo. È disperata, sta male, parla di ovuli. Chiede un traduttore. Prima che gli operatori del soccorso possano capire però che cosa è successo, cade la linea. Pronto? Operatore. Dal 112 provano a richiamare, ma nessuno risponde. Your call is being processed. Hold the line. Dopo due minuti, finalmente, una dipendente della clinica milanese di Severino Antinori alza il telefono. Dobbiamo provare a immaginare la scena. È una piccola sala d'aspetto e c'è un telefono dietro il bancone. Si sente alle spalle una persona che urla. Ma la dipendente al telefono dice agli operatori del 112 che non sta succedendo niente. Clinica Matris. È il numero unico di emergenza, signora. Abbiamo ricevuto una chiamata da un utente di lingua spagnola. È di con lei? No, non lo so chi le ha chiamato. Guarda, io sento delle persone urlare in sottofondo. C'è una persona che ha bisogno di lingua spagnola, signora? E ora la faccio richiamare. No, signora, ho bisogno che me la passi al telefono. Questo è mio. Un attimo. Guardi, io non sono nessuno. Signora, è un numero di emergenza questo. Abbiamo tutto registrato, quindi avrei bisogno che mi passa l'utente. Mi ha detto un attimo, mi ha messo giù il telefono. Io non vorrei che sta succedendo qualcosa a questo. Poi comunque chiamo la questura e le faccio sentire nel... Sì, la signora dice di trovarsi in una clinica chiamata Matris, sì. Di aver bisogno della polizia perché ha subito maltrattamenti all'interno. Sì, però urgente! Di avere bisogno della presenza delle forze dell'ordine e di un traduttore. È una situazione surreale. La segretaria della clinica nega. E la linea cade di nuovo. Dal 112 insistono, sempre più preoccupati, anche perché la vittima, nella prima telefonata, ha iniziato a spiegare cosa le è successo. Ed è spaventoso. Dice che le hanno tolto gli ovuli contro la sua volontà.
signora, noi stiamo arrivando. A che piano siete? Por favor, numero 8. Sì, a che piano siete, però? E che piso? Che piso è il primero? La clinica Matrix. Primo piano. Sì, okay. Yo estoy aquí que me están maltratando, por favor. Señora, la policía va en camino, ¿de acuerdo? Pero va a venir con un traductor. Alla clinica Matrix arriva la polizia. La ragazza viene portata al pronto soccorso della clinica Mangiagalli di Milano, dove si attiva subito una procedura dedicata al servizio antiviolenza. La clinica Mangiagalli è uno storico presidio per le vittime di violenza di genere, è attivo 24 ore su 24 con medici professionisti di diverse discipline. Tutti trovano la vittima in stato di shock, impallidiva, tremava, non riusciva a tenere lo sguardo fisso, ripeteva i concetti. Era in forte sofferenza, ci racconta Roberta De Leo, avvocata penalista di Milano, esperta di questioni di genere e di violenza familiare. Andiamo a conoscerla perché è l'avvocata che viene chiamata d'urgenza per dare supporto legale immediato alla vittima. E facciamo turni di 15 giorni, in quel periodo ero di turno e sono stata chiamata perché era stata vista una ragazza a cui erano stati sottratti gli ovuli. Il pomeriggio del 5 aprile 2016, Roberta De Leo è di turno come volontaria al servizio antiviolenza. Anche lei, all'inizio, non si capacita della gravità di quello che dice la ragazza. Era un racconto inquietante. Lei aveva riferito di essere stata sottoposta a un'anestesia e al prelievo forzoso di questi ovuli, a sua insaputa. C'è una giovane donna di 24 anni, arrivata dalla Spagna, che si trova nella clinica privata di Severino Antinori. Settimane prima, la ragazza aveva firmato il consenso alle terapie ormonali, che avrebbero portato alla donazione degli ovuli, ma il giorno del prelievo non dà il consenso all'operazione. Nella clinica però non si fermano, qualcuno falsifica la sua firma sul modulo. La ragazza aveva cambiato idea, non voleva più sottoporsi all'intervento. Nella clinica non rispettano il suo ripensamento e la costringono, contro la sua volontà, a sottoporsi a un'operazione gravosa. L'ambulanza l'aveva portata alla Mangiagalli, perché è la clinica dedicata alla ginecologia, e da lì, attraverso questo racconto, hanno ritenuto che fosse una questione di genere, una questione di violenza di genere. Quindi anche se non era una violenza sessuale, era comunque una violenza legata al genere, certamente non a un uomo avrebbero potuto fare una violenza simile. Incontriamo l'avvocata Roberta De Leo nel suo studio, in Corso Italia, a Milano. Quando entriamo, l'avvocata è alla scrivania. È sommersa da faldoni accatastati, documenti da studiare per i tanti processi in corso. Fuori dalla finestra, la Torre Velasca, uno dei simboli della città. Dice l'avvocata che non dimenticherà mai il momento in cui la ragazza si presenta al pronto soccorso. Quando arrivò lì stava davvero male, era tutta molto gonfia a causa della terapia ormonale che le avevano somministrato e che era stata aumentata in modo molto disinvolto nei giorni immediatamente precedenti il prelievo forzoso. La clinica Matrix compie migliaia di cicli di fecondazione assistita con donazione degli ovuli. Nella pratica serve una donatrice. La donatrice, prima dell'intervento, deve subire delle stimolazioni con degli ormoni per aumentare la sua produzione di ovuli. Nel caso della vittima, le intercettazioni sembrano ricostruire il quadro di una pratica che non rispetta la sua salute. I dosaggi sono aumentati oltre i livelli consigliati per farle produrre il maggior numero possibile di ovuli. Lui era, come dire, in una situazione di grande tensione, per cui ha ordinato di aumentare la dose di alcuni ormoni che erano pericolosi per la salute, tanto che il medico che è dall'altra parte del telefono gli dice: sei pazzo, non si possono dare queste dosi, sono di gran lunga superiori al massimo consentito. Dalle indagini emerge subito una certezza.
La donazione era a pagamento. Antinori pagava per gli ovuli illecitamente. Mentre negli altri paesi è possibile, in Italia era ed è illegale pagare per dei gameti. Antinori avrebbe avuto un circolo di donatrici. La clinica è alla ricerca continua di donne disposte a dare i propri ovuli per la fecondazione eterologa di altre donne. Lei invece aveva capito che poteva avere facilmente piccolo guadagno dell'ordine dei 2000 euro dando questi ovuli, che la sua amica l'aveva già fatto in precedenza, e quindi aveva intrapreso questo viaggio, non quindi una vacanza, ma lo scopo predefinito di cedere i propri ovuli dietro pagamento. Una volta arrivata in Italia, però, la terapia ormonale a cui si era assoggettata l'aveva resa particolarmente instabile, anche dal punto di vista dell'umore. Ha subito un bombardamento ormonale importante, e quindi lei ha cambiato idea poco dopo. E da quel momento per lei è stato un calvario, nel senso che hanno cercato di convincerla in tutti i modi, offrendole molti soldi in più perché restasse, perché nel frattempo poi nel processo è stato accertato che le coppie che erano in attesa di fare la procreazione assistita erano diverse. E in quel momento Antinori non aveva altri ovuli, quindi nelle intercettazioni telefoniche lui la chiama la gallina dalle uova d'oro, perché è giovane, perché quindi immagina che, in base alle analisi che lui fa a lei, lei abbia un altissimo numero di ovuli. Severino Antinori chiama questa sua paziente gallina dalle uova d'oro. Forse è sufficiente questo per valutare la posizione etica e morale del medico. Ma quando cominceranno gli interrogatori, per un paradosso purtroppo comune, sarà lei a sentirsi giudicata, molto più di quanto si sentirà giudicato lui durante l'intero processo. Roberta De Leo spiega chiaramente la difficoltà della vittima ad esprimere i motivi che l'hanno spinta prima ad accettare l'idea di vendere i propri ovuli per circa 2000 euro, e poi a pentirsene e ad entrare in crisi, rifiutando quindi l'intervento. Intervento al quale viene sottoposta con la forza, con un'anestesia totale, dalla quale si sveglierà disperata. Lei ha spiegato che era in grossa difficoltà con la famiglia e con il fidanzato, perché aveva fatto una cosa contro i valori della famiglia, contro i valori del suo fidanzato. Nelle intercettazioni di quei giorni lei dice a lui, ci sono delle conversazioni dirette tra lei e Antinori, in cui lei gli dice: basta, io voglio morire, io non ne posso più, sto male, per favore aiutami a tornare in Spagna, io voglio solo i soldi del biglietto, fammi tornare in Spagna da mia mamma. Lei sembra quasi depressa, sembra veramente angosciata e è spaventata per gli effetti che sente sul proprio corpo, sente dei gran dolori di pancia, si sente male, si sente alterata da questa terapia ed è quindi spaventata, vuole tornare, vuole chiudere, ma Antinori non l'ascolta. E alterna momenti in cui è aggressivo con lei, altri in cui le propone di tutto, premi, regali, denaro, e lei dice no, e lì dice esattamente: neanche se mi dai 10.000, 20.000, 30.000 euro io porto a termine questa cosa, non ne voglio più sapere. All'interno della clinica Matrix di Milano, Severino Antinori è il monarca che decide ogni cosa. La tensione esplode il 5 aprile, ma si trascina da giorni. Grazie al racconto dell'avvocata, iniziamo a capire non solo cos'è successo quel pomeriggio, ma anche qual era il clima nella clinica. C'era stato un altro momento molto teso, che era il venerdì sera, dove c'era stata appunto una ecografia fatta d'urgenza alla fine
fuori orario, dopo le 7, 8 di sera nella clinica. E mi ricordo che in quella situazione, insomma, c'erano anche dei dissapori tra i vari collaboratori, cioè non tutti erano d'accordo con questa modalità così, diciamo, violenta, così coattiva, così impositiva, autoritaria da parte del capo. Cioè lì si è capito un po' che la figura di Antinori era centrale in questa clinica e che si trattava di un personaggio bizzarro al quale tutti obbedivano, anche per la generosità del personaggio. Aveva una modalità di relazione un po' particolare, nel senso che dava sempre ricompense per la disponibilità delle persone, quindi aveva un atteggiamento che oscillava, no, dalla pretesa anche molto autoritaria alla ricompensa inaspettata e anche molto generosa. Il 23 aprile, 2 settimane dopo la violenza, c'è una telefonata fra Antinori e la vittima. Nelle trascrizioni delle intercettazioni, Antinori inizia insultandola. Le dice: «Puttana, vai a sperare che non ti trovo più. Hai fatto denunce. Tu sei pazza». Lei non riesce a parlare. Ripete solo: «Io voglio morire. Io voglio morire. Tu mi hai fatto questo per farmi morire». Ma lui incalza: «Adesso tu devi dire al magistrato: non è vero, mi ha preso gli ovuli con il mio permesso», e si lamenta. «Una cosa terribile», dice, «c'è di mezzo anche la televisione, la polizia è intervenuta, i carabinieri, sono tutti molto invidiosi». Antinori viene arrestato. È il 13 maggio del 2016 e l'accusa è rapina di ovuli. In suo sostegno si mobilitano voci come quella di Vittorio Sgarbi, che in un video pubblico rilasciato dal suo ufficio stampa su Facebook dice: «Cosa ha fatto Severino Antinori? Perché è stato arrestato? Perché rispetto alle leggi italiane ha tentato di dare la vita? Se un medico riesce a rendere feconda, chi non è feconda? È colpevole? Di che cosa? Qualche magistrato può dire qual è la colpa? Qual è il reato di Severino Antinori? La vita, forse?» Quella mattina noi avevamo tipo appuntamento alle 9 e hanno iniziato a posticipare, te lo ricordi? Sì, e venite a mezzogiorno, da mezzogiorno venite ai 3. Perché? Che è successo secondo me? Che già lì erano andati i carabinieri, polizia, per sequestrare le cose, capito? E quando noi siamo andati a finire al pomeriggio, e tutte le donne che avevamo appuntamento siamo state tutte inseminate, ma con niente. Perché se avevano sequestrato tutto, capito? Niente, poi inseminato, ok. Nella sala d'aspetto della clinica Matris, il pomeriggio del 5 aprile del 2016, ci sono 3 coppie. Sono tutte in attesa degli ovuli per la fecondazione eterologa. Fra loro ci sono Giuliana e Fabio Speranza. Siamo in arrivo a Zagherolo. Questo è L'Impero dei Figli Impossibili, un podcast documentario di Alberto Gottardo e Francesca Sironi, prodotto da Cora Media per Elsinore Film. Realizzata con la collaborazione di Francesca Bruzzese. La supervisione editoriale è di Marco Villa. Executive producer Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Mattia Licciotti. Le registrazioni in studio sono di Luca Possi. In redazione Valeria Maria Luzzi. Coordinatore di post produzione Matteo Scelsa.